1500 partecipanti alla quarta edizione della Magna Longa a Treia, già questo è un grande risultato. Grande soddisfazione sotto ogni punto di vista, sia organizzativo, le persone che come volontariato ci hanno dato una mano, abbiamo accolto tutte queste persone diciamo eccellentemente in ogni punto, perché cambiando ogni anno percorso è una cosa diciamo non da tutti i giorni. Le persone hanno trovato tutto ciò che era all'occorrenza, quindi bagni, mangiare, bibite, vino eccellente perché è di un'ottima cantina, quindi le persone, nonché gli spettacoli e nonché quest'anno come dolce abbiamo fatto proprio la crema marchigiana. E quindi noi già incominciamo ad aprirci con il grande cuore verso tutti coloro che sono venuti, è una bellissima cosa. Si allarga la fama della Magna Longa visto che tanti sono i partecipanti da varie province delle Marche ma anche da fuori regione. Beh sì, Foligno, Fabriano, Senigallia, Cagli, poi già abbiamo Cittanova, fortemente sentita nell'Angonetano, Osimo. Il discorso è, come tutti, non ci piace stare sul mercato e poi abbindolare, no, le persone. Bisogna essere seri, trattare bene le persone e dare ottimi prodotti, noi scegliamo sempre il massimo, le persone capiscono e tutti hanno un ottimo palato, quindi siamo marchigiani, non possiamo non trattare bene le persone. Infatti chi è venuto qui ha potuto degustare insomma, le prelibatezze e le eccellenze del territorio maceratese. Beh sì, l'eccellenza diciamo dai vincisgrassi al ciauscolo, l'affettato, fava, formaggio e ricotta dei nostri territori, tutto esclusivamente della nostra provincia, quindi ogni cosa, i vincisgrassi, la porchetta e poi ho detto, la crema, le fragole di un'azienda sempre del maceratese e poi queste colline che non hanno nulla da invidiare a tutto il resto del mondo, a mio parere, perché è stupendo tutto. E siamo alla fine della Magna Longa, l'hai percorsa tutta? Sì, tutta dall'inizio alla fine, con vero gusto e piacere. Quindi è stata più gustosa che dura, insomma. Sì, veramente gustosa, devo dire. Alla fine i chilometri sono molti, però davvero piacevoli. È la prima partecipazione? Sì, la prima quest'anno. Quindi tornerete? Sicuramente, quindi saremo qui nuovamente il prossimo anno a gustare i prodotti della zona.